Una Roma blindata, quella in attesa dell'arrivo del presidente americano Barack Obama. Negli ultimi giorni la questura e le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli e le misure di sicurezza attorno ai luoghi ritenuti obiettivi sensibili, tra cui l'ambasciata americana di Via Veneto e Villa Taverna e Parioli, residenza privata dell'ambasciatore statunitense in Italia, dove la famiglia presidenziale risiederà durante tutta la sua permanenza in città. I controlli di sicurezza predisposti dalle autorità stanno interessando anche lo spazio aereo sopra Roma e il Tevere, sorvegliato dall'unità anfibie delle forze dell'ordine. Per la giornata di giovedì è stata annunciata la chiusura della stazione Colosseo della metro B a partire dalle ore 13. Ulteriori misure riguarderanno le strade della capitale e causeranno temporanee modifiche alla viabilità cittadina attraverso la costituzione di zone rosse e la deviazione di alcune linee di bus e tram. L'arrivo del presidente americano è previsto per le ore 21 di domani, quando l'aereo presidenziale atterrerà all'aeroporto di Ciampino. Giovedì pomeriggio Obama, accompagnato da moglie e figlie, visiterà il Colosseo. La visita, che avrà comunque carattere prevalentemente ufficiale, terminerà venerdì prossimo.